Più complicato è il caso di due forze parallele applicate a un corpo rigido, come per esempio la F1 e la F2. In questo caso sono due forze parallele concordi perché vanno nello stesso verso, qui verso il basso, oppure due forze parallele discordi come la F1 e la F2, una va in basso, una in alto, e sono applicate in due punti diversi del corpo rigido. Qui non ha senso spostare le forze lungo le loro rette d'applicazione, perché anche spostandole, siccome le due rette sono parallele, le due forze non si incontreranno mai, quindi non sono forze concorrenti, come nel caso di prima. Però con una dimostrazione abbastanza complicata si può dimostrare che due forze parallele concordi e anche due forze parallele discordi equivalgono ad una forza unica. Nel caso in cui le forze sono concordi, la forza unica è la somma delle due. Nel caso in cui le forze parallele sono discordi, la forza unica equivalente è la differenza delle due, cioè la loro somma vettoriale. Ma siccome hanno versi opposti, la somma vettoriale di fatto corrisponde a una differenza. Rimane adesso da dire precisamente questa forza, somma o differenza, in quale punto preciso va applicato, cioè il punto P. Se le forze sono concordi, allora si dimostra che il punto d'applicazione della forza equivalente è compreso tra le due forze, nel segmento compreso, ed è più vicina, il punto P è più vicino alla forza più intensa. Se invece le forze sono discordi, si può dimostrare che la forza equivalente va applicata in un punto esterno al segmento che unisce i due punti di applicazione. Esterna da che parte? Dalla parte della forza maggiore, quindi in questo caso a destra. E si può dimostrare anche che il verso della forza complessiva è lo stesso della forza maggiore. Si può dimostrare che la regola per calcolare precisamente la posizione del punto P, dove è applicata questa forza equivalente, è che il prodotto di 1 per F1 deve essere uguale al prodotto di 2 per F2, dove D1 e D2 sono le distanze del punto P dalle due forze F1 e F2. La stessa regola vale anche per le forze discordi, quindi chiamiamo D1 e D2 le distanze del punto P da F1 e da F2. E poi dobbiamo applicare la regola D1 per F1 uguale D2 per F2, che in fondo è sempre la stessa regola dei momenti torcenti. Sarebbe la regola che il braccio per la forza 1, D1 per F1, è uguale al braccio per la forza 2, quindi D2 F2. Qui la regola è scritta in modo leggermente diverso, però spostando F1 qua e D2 là viene fuori appunto D1 per F1 uguale D2 per F2. Qui sono spiegate le cose che abbiamo detto prima. Forze concordi, il punto P, cioè la forza equivalente, è compreso tra le due forze. Il modulo della forza totale è la somma dei moduli delle singole forze, mentre nel caso di forze discordi il punto è esterno alle forze, va e si trova dalla parte della forza maggiore, e il modulo della forza totale è la differenza delle due forze.